Buongiorno, benvenuti a Mattina Sud. Era il 21 settembre del 2020 quando due fidanzati vennero uccisi nella loro abitazione. Era il giorno d'inizio della loro convivenza in quell'appartamento di Via Montello. Eleonora Amante e Daniele De Santis vennero brutalmente assassinati, un delitto che ha sconvolto non solo Lecce ma tutta Italia. E dal 28 di settembre, dopo una settimana, per quell'omicidio accusato Antonio De Marco, ex inquilino, studente di scienze infermieristiche, e dal 28 di settembre del 2020 è rinchiuso nel carcere di Lecce Borgo San Nicola. È iniziato mesi fa il processo, non ha mai partecipato a nessuna udienza. Oggi è il giorno del verdetto. La procura ha invocato l'ergastolo con il riconoscimento dell'aggravante della crudeltà e della premeditazione, l'isolamento diurno per un anno. Per la difesa invece De Marco non è imputabile perché è affetto da un vizio di mente. Oggi dunque il giorno del verdetto. Parleremo di questa storia nella puntata di oggi con i miei ospiti. Saluto subito Isabel Martina, criminologa, buongiorno. Buongiorno. E Carmelo Ciraci, psicologo, buongiorno. Buongiorno. E siamo collegati anche da Lecce con Maria Teresa Carrozzo. Seguirà nell'aula bunker del carcere di Lecce il verdetto e il giorno, dicevamo, della sentenza. Buongiorno Maria Teresa. Buongiorno Paolo, buongiorno ai nostri ospiti. Siamo qui in collegamento da Lecce, alle nostre spalle come vedete l'aula bunker. L'udienza avrà inizio per le ore 10, quindi al momento non è ancora arrivato ovviamente nessuno, ma tanta è l'attesa perché intorno alle ore 12 dovrebbe essere emesso il verdetto definitivo che deciderà la sorte di Antonio De Marco, il giovane studente reo confesso dell'omicidio dell'arbitro recente Daniele De Santis e della sua fidanzata Eleonora Manta, uccisi il 21 settembre del 2020. Ovviamente ogni parola è in più, Paolo, perché questo è un caso di risonanza purtroppo nazionale. Due giovani fidanzati uccisi da colui che è stato definita una personalità narcisista, ma questo profilo sicuramente sarà approfondito dai tuoi ospiti in studio, per il quale i propri avvocati hanno chiesto l'infermità mentale, però infermità mentale rigettata per ben due volte da quella che è stata la Corte. Oggi ci sarà il verdetto per il quale è stato chiesto, proprio per l'assassino è stato chiesto l'ergastolo anche chiesto a gran voce dai familiari, dal padre di Daniele nelle ultime dichiarazioni, il quale giustamente vuole giustizia per il proprio figlio e la propria ragazza. Ricordiamo che questo caso ha scosso molto l'opinione pubblica ed è stato chiuso nel giro di una settimana dal comando dei carabinieri che hanno seguito le indagini, un caso che ha scosso, accennavo, l'opinione pubblica e per il quale è stato necessario anche accelerare i tempi di esecuzione di quelli che sono stati poi i lavori di investigazione. Si temeva di essere di fronte a un killer seriale, in realtà il profilo che è emerso da quelle che sono state le perizie psichiatriche non sono state quelle di un profilo psichiatrico, ma di un uomo, un giovane narcisista maligno, cioè un giovane che portava il suo odio verso un unico individuo, in questo caso Daniele, che poteva offuscare la sua felicità. Questa definizione è stata proprio legittimata dalla criminologa Abruzzone, che è stata incaricata dalla famiglia del giovane Daniele per avvallare la tesi e quindi trovare una risposta a quello che è stato un omicidio apparentemente e purtroppo senza motivazione se non quella di una follia personale. Partirei proprio da qui, grazie Maria Teresa Carrozzo, chiedimi la linea appena magari iniziano ad arrivare un po' di persone, quando voi siamo qui, partirei proprio dallo spunto che ha dato Maria Teresa Carrozzo, insomma sul profilo tracciato durante anche l'udienze che si sono svolte con diversi periti, tra cui ricordava Roberta Abruzzone. Allora facciamo una cosa, partiamo dal diario di Vendetta, perché durante le indagini sono emersi fuori, insomma,
degli appunti, dei capitoli, probabilmente De Marco stava scrivendo insomma un libro, e poi approfondiremo questo tra poco e tracceremo anche qui in studio, insomma, capire meglio il profilo psicologico. Diario di Vendetta. Ucciderò Daniele, voglio farlo a pezzi, una vendetta contro Dio. E quanto sarebbe stato appuntato da Antonio De Marco, il 21enne di Casarano accusato di duplice omicidio, in un diario. Su quelle pagine il giovane studente di scienze infermieristiche avrebbe esternato i suoi sentimenti, ponendosi anche il dubbio di essere nato per uccidere. La vendetta sarebbe stata covata da tempo, soprattutto dopo le delusioni d'amore, creando anche un suo avatar chiamato Vendetta e scrivendo su un altro diario un racconto fumettistico. Ma quel personaggio, finora solo raccontato, entra poi in scena davvero a fine agosto, quando Antonio avrebbe iniziato a pianificare il delitto di Daniele ed Eleonora, la coppia di fidanzati con cui, fino a pochi giorni prima, aveva condiviso un appartamento di via Montello a Lecce. La detenzione in carcere per gli inquirenti è necessaria perché Antonio è in grado di uccidere ancora, come rimarcato dal GIP Michele Toriello nell'ordinanza di convalida del fermo. Insomma, diario di vendetta, l'avatar creato da De Marco, stando a quelle che sono poi le indagini. Isabella, hai seguito questa vicenda, conosci anche i dettagli di tutte le, insomma, le fonti investigative. Allora, sicuramente Vendetta non è soltanto un avatar, cioè lui si è proprio impersonificato nel personaggio vendicativo. Vendicativo perché? Perché innanzitutto si era posto un limite, no? Che è stato quello l'elemento di rottura. L'elemento di rottura di De Marco sono stati i reiterati rifiuti, che ormai diciamo sono agli atti, di determinate persone che frequentava, ragazze che frequentava. Da quel momento ha iniziato a nutrire una vendetta che era aveva un termine, aveva una scadenza, che era quello che se lui entro la fine dell'estate non avesse trovato qualcuno che lo amava, avrebbe deciso di uccidere qualcuno, e quel qualcuno era stato identificato proprio in Daniele. Dottore, insomma, abbiamo visto questo profilo, no? La vendetta, questo scrivere, questo rancore che provava, perché poi si vedrà anche in altri passaggi, era arrabbiato perché gli altri erano felici e lui no, gli altri avevano una fidanzata, come nel caso di Daniele, che il giorno in cui insomma era andato a convivere per la prima volta in quell'appartamento che Daniele solitamente affittava degli studenti, e appunto Antonio De Marco in quell'appartamento ci ha vissuto come studente. Poi quell'appartamento Daniele ha deciso di non affittarlo più, voleva andare a viverci soltanto con la sua fidanzata Eleonora, e proprio nel giorno d'ingresso della convivenza è successo insomma quel drammatico delitto. Quindi gli altri erano felici e lui no. Può arrivare a tanto quando si cova questo senso di rabbia? Si può arrivare a tanto? Guardi, per quanto riguarda la mia esperienza, uno degli elementi sui quali forse è opportuno, diciamo, ponderare sulla sua personalità è l'individuo quando viene frustrato nei suoi bisogni essenziali. La frustrazione di un bisogno, che è il bisogno di amare, di sentirsi amato, di sentirsi rispettato, è un bisogno che nel momento in cui viene sistematicamente frustrato, non realizzato, provoca aggressività. E questa aggressività la si può ritorcere sia contro se stessi che contro gli altri. E questo concetto, che in psicopatologia ha avuto una grande importanza, ma anche nel campo della psicologia o della vita, diciamo, sociale, secondo me è stato un po' non adeguatamente approfondito. Una persona che nel suo ciclo vitale ha vissuto momenti particolari di frustrazione e di bisogni, alla fine questa frustrazione deve irrompere in un modo distruttivo. E quindi su questo aspetto alla fine bisognerebbe anche comprendere come è stata strutturata la sua vita. Sono sicuro che sicuramente di frustrazioni affettive in particolare, e quindi conoscere la sua storia, la sua infanzia, la sua preadolescenza, quante frustrazioni affettive ha vissuto.
e alla fine, non potendo realizzare, ha scaricato molte volte le frustrazioni, o si scaricano su se stessi oppure si scaricano contro persone che rispetto al mio vissuto vivono una vita più serena e più adeguata. Ci parlano, noi quando è successo ovviamente il caso siamo stati anche a Casarano, città che ha visto crescere Antonio De Marco, poco più che ventenne quando poi è accaduto il fatto a Lecce, da poco aveva lasciato dunque la casa di Casarano per andare a Lecce, ma comunque viveva una vita molto tranquilla, in solitaria forse, no? Preferiva stare da solo. Poi non sappiamo se era una sua scelta o magari la scelta della società che in qualche modo lo aveva forse emarginato, perché poi vedendo gli scritti quando lui parla l'ho fatto perché era troppo felice, evidentemente alla fine la tua solitudine non è stata una tua scelta. Certo. Allora facciamo una cosa e poi torniamo a parlare di questo. Vediamo cosa hanno detto le persone di Casarano quando è successo l'arresto, perché il 28 è stato arrestato e condotto in carcere, era sera, noi aspettavamo fuori dal comando dei carabinieri di Lecce, a notte fonda poi è stata data insomma la comunicazione, il giorno dopo è stata poi fatta una conferenza stampa e quella mattina siamo stati anche a Casarano a raccogliere la voce delle persone, guardate. Conosce la famiglia De Marco, ha avuto modo di incontrarli? Ho avuto modo di incontrarli, ma sono bravissimi, guarda. Gente, persone, guarda, sono manco 15. Un bravo bimbo era, bravissimo proprio. Non so cosa gli è venuto, boh. Genitori senza parole, il padre fa il bidello alla scuola. Gente per bene, mai sentiti a casa. Gente rispettata a Casarano, stimata. Guarda, io ho pianto per le vittime, ma quando ho saputo questo ragazzo, ti dico la verità, ho pianto anche per lui. Perché non era un ragazzo di strada, non era un ragazzo cresciuto così, con tutti i valori morali, gente che fa del bene, gente, grandi lavoratori familiari, grandi lavoratori. La famiglia De Marco è una famiglia, ha detto che è una famiglia brava. È una famiglia brava. Siamo rimasti molto stupiti di questa storia. Insomma, Casarano incredula quando è successo l'episodio, poi un ragazzo che ha frequentato la parrocchia, lo abbiamo anche visto in alcune immagini quando una delle funzioni liturgiche venne trasmessa dalla RAI, lui era lì presente con la famiglia, quindi la domenica in chiesa, ha fatto insomma il ministrante in parrocchia. Lo dicono chi lo conosce, i vicini di casa, una famiglia per bene, un ragazzo tranquillo. Insomma, una cosa che non ti aspetti mai, Isabel. Allora, è la banalità del male poi fondamentalmente, no? Io mi aggancio alle parole del dottore, la frustrazione è veramente una bomba d'orologeria quando viene inserita in determinati contesti che ci hanno fino a quel momento protetto, perché sicuramente proiettarsi poi in una realtà di una città, fare una facoltà, doversi confrontare con l'accettazione anche nella società, con i propri compagni di studio, rispetto ai propri fallimenti, i propri progressi, c'è tutta una serie di circostanze che poi alimentano quella frustrazione che crea un effetto, proprio una bomba atomica, e soprattutto su quel tipo di personalità, su una personalità che ha una matrice sicuramente narcisistica, non per come noi siamo abituati a vedere il narcisista, ci sono diversi tipi di narcisismo, soprattutto quello covert, un narcisismo subdolo, perché comunque la persona è proprio quella che viene descritta dalla società, dalla comunità di Casarano, per bene, buona, sempre zitta, e poi accade quel cortocircuito che è dettato proprio dalla frustrazione di non sentirsi accettato e forse di non esserlo stato mai, sicuramente. Dottore, concorda? Ma sì, perché vedi, nello sviluppo armonico di una personalità, io che sono stato in mezzo per 40 anni a storie delicate di centinaia di famiglie, ci sono tre livelli di percorsi
Il primo è permettere ad ogni figlio di avere un adeguato livello di autostima. Il concetto di autostima è un concetto fondamentale per tutti i ragazzi, perché l'autostima non è la presunzione di, ma avere fiducia in se stesso e nelle proprie capacità. Questo livello, che è una base fondamentale nel processo educativo, è un livello che va coltivato nel contesto familiare, nel contesto scolastico e, se possibile, anche nei contesti sociali. Cioè, quando le persone entrano in relazione, mettiamo in evidenza le loro potenzialità, le loro capacità, o mettiamo solo in evidenza le loro difficoltà, le loro incapacità? Nel momento in cui una persona la svalorizzo, non gli metto nella condizione di conquistare quel livello di serenità emotiva che gli permette poi di affrontare il secondo passo, che è uno dei passi più importanti nella vita di un giovane, il passaggio dalla dipendenza della famiglia alla autonomia. Questo passaggio, il ragazzo che va all'università, il ragazzo che si iscrive fuori dal suo ambiente, diciamo per certi versi protetto, è un passaggio fondamentale. Hanno i mezzi questi ragazzi per poter organizzare la loro vita sia sociale sia lavorativa, in grado di recepire poi il confronto con persone diverse? Se di me non ho avuto il primo livello di fiducia, nel momento in cui entro in relazione, perché si entra in relazione con gli altri. E apro qui una parentesi. Nel 1948 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito la salute come completo benessere fisico, mentale e sociale, e non assenza di malattia. Non capisco perché in questa Italia, in questo modo di affrontare i problemi, non si tiene in considerazione anche il benessere sociale. In Italia si focalizza troppo l'attenzione sul benessere fisico, non tanto o in modo non adeguato sul benessere psicologico mentale, e l'aspetto sociale viene sottovalutato. Invece, nel momento in cui io entro in relazione con l'altro, posso scontrarmi perché non sono sereno di me stesso, o posso rinchiudermi nell'isolamento. L'isolamento è un sintomo che, se persiste nel tempo, non un isolamento fisiologico, perché ognuno di noi ha bisogno di momenti di riflessione personale, ma quando persiste per molto tempo, non questo è isolamento fisiologico. È un sintomo che non va sottovalutato. Qui bisognerebbe poi aprire un altro discorso, ma magari dedichiamo una puntata a parte, perché magari se nelle scuole si incentivassero di più gli incontri con gli psicologi, per esempio, sarebbe davvero un qualcosa di utile, perché è dimostrazione, ma ne parlo anche per esperienza personale, nei seminari ci sono per esempio gli incontri con gli psicologi che ti aiutano a vivere meglio e a comprendere anche, no, ciò che ti sta accadendo. Se mi permetti, sì. Paolo, chiedo scusa. Da tanti anni c'ho un'idea bellissima, no? Cioè, per me, per l'esperienza accumulata con tante storie, con tanti giovani, no? Perché ho lavorato con le scuole, con le famiglie, con le istituzioni. Ma pensate un po' quanto sarebbe bello ed importante costruire rapporti di collaborazione costruttiva tra scuola e famiglia. Il 50% dei reati dei giovani calerebbe. Noi non dobbiamo mettere la scuola contro la famiglia, noi dobbiamo mettere la scuola insieme con la famiglia nel rispetto dei ruoli. A proposito di famiglia, tra poco nella nostra... Sì, no, ma si è detto, bisognerebbe dedicare una puntata a parte a questo argomento che è molto interessante. A proposito di famiglia, tra poco andremo anche ad ascoltare la lettera che ha scritto la mamma di Antonio De Marco alle famiglie delle vittime, che ovviamente sono parole, no? Possiamo immaginare, insomma, una madre di un figlio che compie un gesto del genere. Lo faremo tra poco, perché intanto vorrei aprire un altro capitolo, quello relativo all'organizzazione, perché abbiamo detto, è stato detto anzi, no? Come dice appunto la procura, c'è stata la premeditazione. Isabel, sono stati rinvenuti dei bigliettini, il percorso, il controllo delle telecamere, insomma...
è stato tutto le armi, cioè diciamo la, quando si è praticamente informato su dove acquistare l'arma, le fascette, il vario materiale per eliminare il sangue, cioè una premeditazione su una, un piano organizzato su un omicidio che effettivamente poi non è andato come lui aveva ipotizzato nella sua mente. Però vediamo, perché questo? Insomma. Allora partiamo da qui, da questa caccia al tesoro. Parleremo, Isabel stava facendo riferimento a un qualcosa che non è andata come doveva andare, stando ai bigliettini rinvenuti, agli appunti rinvenuti. Caccia al tesoro. Antonio De Marco si è introdotto nell'appartamento usando la copia delle chiavi che aveva fatto a fine agosto, quando a Daniele consegnò le originali. Sui 5 bigliettini rinvenuti tutto ciò che avrebbe dovuto fare. Sul primo le azioni da compiere una volta entrato dentro, legare tutti, accendere i fornelli e mettere l'acqua da bollire. Sul secondo pizzino le strade da percorrere per evitare telecamere con le indicazioni per attraversare e in quale punto camminare veloce. Sul terzo biglietto le istruzioni per le pulizie, acqua bollente, candeggina e poco prima di uscire della soda. Sul quarto appunto probabilmente le torture, nastrare le dita, prendere guanti, coprire la testa, cambio maglietta e vestizione, prendere coltello e fascette, slacciare le scarpe. Sull'ultimo biglietto i minutaggi delle azioni per un totale di 1 ora e mezza. 10-15 minuti per le torture, 30 minuti la caccia al tesoro, 30 minuti per le pulizie e 15 minuti il controllo generale. Ma cosa si riferisce De Marco quando parla di caccia al tesoro? A questa domanda non ha fornito risposta nell'interrogatorio di garanzia. Che l'intenzione dello studente fosse quella di fare le vittime a pezzi e nascondere i loro resti per far giocare gli inquirenti e gli investigatori intervenuti sulla scena del crimine? Caccia al tesoro, tra poco approfondiremo questi bigliettini, teneteli ben in mente. Vado da Maria Teresa Carrozzo. Maria Teresa. Paolo, siamo sempre in diretta qui l'aula Bunker, stanno ovviamente arrivando i magistrati e le altre, gli avvocati e tutti coloro che oggi diventeranno comunque protagonisti di questa giornata conclusiva di questo processo che ha interessato tutta l'Italia. A mio fianco la dottoressa Mele, componente giudice popolare, quindi componente di quello che è stato il consiglio che poi ha chiesto l'ergastolo per De Marco. Dottoressa Mele, oggi si chiude una vicenda che ha interessato tutta la nostra nazione, cosa si augura? Niente, mi auguro che chi ha sbagliato paghi, purtroppo è una grande sconfitta per l'umanità, al giorno d'oggi non dovrebbero più esistere queste cose, hanno accertato che probabilmente non c'è stata malattia mentale, quindi succeda quello che deve succedere, il giusto e basta. Tutto qui. Come potranno le famiglie accettare di aver perso i figli per una follia omicida? Le famiglie purtroppo non possono perdonare, secondo me non possono dimenticare e queste cose non si accettano. Purtroppo si subiscono e ripeto, è una sconfitta per l'umanità, le subiamo tutti. Paolo, io ti ripasso la linea in studio, ovviamente te la richiederò perché a momenti ci saranno altre testimonianze, noi cercheremo di prenderle proprio al volo, quindi a breve continueremo a seguire questa giornata grazie. Lunghissima che scriverà la parola fine su un caso nazionale. Grazie mille. Caccia al tesoro, bigliettini, abbiamo visto tutto scritto nei minimi dettagli, grazie, il percorso da compiere e anche la durata delle azioni. C'è un'ideazione, un piano criminale che in realtà sembra semplice per come è stato ideato nelle tempistiche, ma in realtà è abbastanza complesso perché passa dal desiderio di voler uccidere, alla determinazione di voler uccidere, all'ideazione di un piano che inizia praticamente con la copia delle chiavi, perché se noi pensiamo al fatto che lui ha consegnato le chiavi a metà agosto a Daniele e ha fatto le copie delle chiavi, vuol dire che aveva già iniziato a pensare ad un piano criminale. La complessità arriva nel momento in cui lui mette insieme una serie di suggestioni dovute a serie che vedeva, video, perché comunque è stato visto anche nell'analisi dei cellulari, video anche ispirati ad altri serial killer, ad altri casi, ad altre fonti televisive, e quindi c'è un insieme, un piano diabolico che nella sua testa sarebbe andato in un certo
certo modo, l'aveva proprio scansionato addirittura con i minutaggi di quanto sarebbero durate le sue azioni criminali, quanto sarebbe durata la tortura, quanto ci avrebbe messo a bollire l'acqua, quanto avrebbe messo comunque a probabilmente depezzare anche le vittime e forse fare questa caccia al tesoro. Il problema è che la caccia al tesoro è stata inversa, perché poi sui bigliettini l'hanno ricondotto automaticamente a lui come l'artefice del reato. Bigliettini che erano stati, insomma, lui aveva perso nella fuga, sì. No? Sono stati trovati là vicino. Magari se quei bigliettini lui li avesse poi gettati altrove, magari questi particolari forse non sarebbero messi, anche se in casa c'erano altri appunti. In casa c'erano altri appunti, vabbè, perché a quanto pare lo zainetto era aperto, dove comunque anche ha preso le fascette sono state comunque perse, disseminate durante, cioè, sulla scena del crimine, e soprattutto il grave errore che ha fatto è quello di sottovalutare la DOM, quella al ponte, dove poi è stato ripreso in un orario compatibile e vestito in egual modo come aveva visto il testimone. Facevi riferimento, insomma, alle fiction, ai film, insomma, che vedeva, amante dei video, amante dei fumetti, scriveva racconti, e infatti io realizzai un servizio perché, insomma, mi sembrava tanto una scena già vista, come se lui avesse preso spunto da qualche altro racconto, come se quello che lui ha commesso è un qualcosa di già vissuto. Guardate. Tra le prime cose da fare, una volta entrato in casa delle sue vittime, doveva accendere tutti i fornelli e far bollire l'acqua. Perché? Perché sul quinto biglietto, quello che riporta il tempo da impiegare per ogni azione, si parla di 30 minuti per la caccia al tesoro. Il killer di via Montello sembra aver evocato gli eccidi del passato. Leonarda Cianciulli, 1939, nota a tutti come la saponificatrice di Correggio. Quando entrava in azione metteva a bollire dell'acqua per poi cucinare le sue vittime dopo una serie di rituali raccapriccianti, e dei resti ne faceva saponette profumate e impastava dolcetti. Un'esistenza tormentata, quella della Cianciulli, che la portò a sacrificare 3 vittime innocenti per un olocausto che le avrebbe prescritto in sogno la Vergine stessa. Caccia al tesoro è il titolo di uno dei romanzi di Andrea Camilleri, dove il commissario Montalbano si vede sfidato da un giovane studente al secondo anno di filosofia, un aspirante epistemologo, un maghetto alla Harry Potter, interessato a studiare la mente investigativa del commissario di Vigata. Una caccia al tesoro fatta di bigliettini che ha portato alla morte di una ragazza uccisa in maniera violenta. Per certi versi il delitto di via Montello sembra toccare l'eccidio di Seal Drive, dove i killer entrano in azione per uccidere tutti i presenti nella maniera più macabra possibile. La Manson Family fu una comune hippie criminale del deserto della California, un culto fondato negli anni 60, formato da circa 100 seguaci che vivevano una vita non convenzionale. Molti dei fedeli erano giovani, uomini e donne della classe media. Che l'assassino di via Montello facesse parte di una setta? Come e perché abbia preparato il delitto? Qualcosa di già vissuto, lo abbiamo visto, un caso chissà, però ci sono molti richiami a storie del passato. Di stimoli ce ne sono tanti. Nel contesto dei bigliettini, no? C'è, da un punto di vista della psicopatologia, c'è una specie di ossessione nell'essere pignolo e puntuale ad appuntare tutti i momenti, ok? E la persona ossessiva, tra l'altro poi qui entriamo in un campo della psicopatologia generale, noi abbiamo due grandi famiglie di patologie, no? Per certi versi abbiamo le psicosi da una parte, poi abbiamo le nevrosi da un'altra parte, e in mezzo c'è tutto un insieme di borderline, di soggetti che possono essere definiti asociali, psicopatici, soggetti cioè che vivono apparentemente la vita sociale, ma con una destrutturazione della loro personalità. Ora, è chiaro che non entriamo in merito adesso, lì ci sono gli psichiatri, sicuramente hanno fatto una serie di perizie per andare a rendersi conto. Mi auguro che insieme all'anamnesi, insieme alle consulenze, siano stati fatti anche dei test mentali attendibili, perché in psichiatria, in psicopatologia, esistono dei test mentali attendibili
in mano a professionisti attendibili, perché un test definisce bene qualsiasi cosa di una personalità, sia una personalità minuziosa, ossessiva, narcisistica, egocentrica, ma distruttiva, sia una personalità apparentemente normale. Poi abbiamo anche le varie patologie, schizofrenia, psicosi maniaco-depressiva, che sono, diciamo, le patologie che in psichiatria hanno una certa rilevanza, e poi dall'altra parte abbiamo tutta la situazione legata alle nevrosi, che comprende tutta una serie di problematiche, e in mezzo a queste due grandi famiglie abbiamo questi tipi di soggetti. I sintomi c'erano, secondo me, di una personalità che andava ascoltata, che andava aiutata e non lasciata sola. Perché dico questo? Una persona cresce quando si confronta, il confronto arricchisce e lo scontro impoverisce. Una persona che ha paura del confronto si fa una domanda e si dà una risposta. E una risposta mentalmente te la dai secondo le tue indicazioni e i tuoi modi di lavorare mentalmente. Se tu invece ti confronti con una persona, la tua risposta può diventare una risposta reale, nel senso che ti rendi conto di alcune cose. Allora, questo ragazzo ha mai avuto, durante la scuola, ma anche quando frequentava il corso, docenti che hanno captato questo suo atteggiamento, questo suo modo di rapportarsi, questa sua chiusura mentale? Possibile che nessuno abbia captato che questa persona, per quanto brava a livello scolastico, non possa avere avuto anche questo silenzio e questa chiusura? E in punto di vista psicopatologico qualcuno doveva intervenire. Forse non ha dato segnali espliciti, e ce tra poco vedremo. Ce ne sono, sì, tanti. In questa storia emersi dopo, però vedremo perché. A Lecce, Maria Teresa Carrozzo. Sì, Paolo, scusami, ti richiedo la linea perché abbiamo intercettato, sempre qui in diretta da Lecce verso l'aula bunker, l'avvocato Maggi. Avvocato, cosa vi augurate per oggi? Beh, io rappresento comunque un'associazione, comunque ovviamente noi ci aspettiamo la pena massima anche per quello che può essere il possibile ristoro per le vittime del reato, cioè per le famiglie, e anche perché, insomma, una giustizia sostanziale si abbia in questa circostanza, anche per quanto riguarda gli interessi della società e dell'associazione che rappresento in sostituzione dell'Avvocato d'Amico. Avete sentito i genitori in questi giorni? Io conosco i genitori, in questi giorni non li ho sentiti, li conosco perché comunque ho collaborato con l'avvocato Fazzini, ma sono questioni, in questi giorni io no, e comunque eventualmente sono questioni delle quali eventualmente parlerà l'avvocato Fazzini, non certo io. Io volevo sapere unicamente se sapete come stanno attendendo questa... Questo non mi pronuncio perché non ho un mandato diretto da parte dei signori, quindi non è compito mio, nel senso. Grazie mille all'avvocato, grazie mille Paolo. Come vedi, tante sono le personalità che stanno arrivando in questo momento. Certo. Se a rigor di camera chiedo a Matteo Russo di inquadrare anche gli amici dei giovani fidanzati che stanno arrivando, incominciano ad arrivare i parenti e anche ovviamente avvocati e anche tanti curiosi che vogliono avere in anteprima e sapere cosa accadrà oggi, quale sarà la sentenza. Per il momento, Paolo, io ripasso la linea in studio, ovviamente te la richiederò non appena avremo qualche testimonianza diretta di quello che sta accadendo oggi qui a Lecce presso sì, l'Aula Bunker. Ti lascio anche la possibilità di raggiungere eventualmente gli amici che vogliono intervenire in diretta, mi chiedi subito la linea. Grazie Maria Teresa. Rientriamo in studio. Isabel, stavamo parlando anche di ossessione, no? Era ossessionato da Daniele, tant'è che in un primo momento si è anche pensato ad un'ossessione relativa ad un possibile amore, ma altre situazioni poi forse hanno smentito questa pista. Dopo il delitto ha cancellato per esempio il numero di telefono, se non ricordo male, sì, di Daniele, ed è emerso dall'analisi del telefono. In uno screenshot ha cancellato, in uno screenshot di una foto tra Daniele e la fidanzata ha cancellato Daniele anche. Allora, proprio adesso mi veniva da pensare quando sono stati inquadrati gli amici, no? Perché proprio
proprio il sole e la luna, nel senso Daniele pieno di amici, tant'è che proprio le amicizie hanno contribuito a far scartare qualsiasi ipotesi sia di natura passionale che di natura vendicativa nei confronti di Daniele che fosse di natura patrimoniale o qualsiasi altro guaio. Quindi questo ragazzo pieno di amici, con una vita sociale, tra l'altro arbitro, conosciuto, stimato, famoso, quindi una vita sociale pubblica completamente differente rispetto a quella di De Marco. E quindi piano piano è maturato in De Marco questa esigenza di farlo fuori, no? Quindi questa foto, no, del profilo WhatsApp che è stata acquisita, è stato fatto lo screenshot, è stato tolto, eliminato Daniele, lasciata sola Eleonora, quindi questa coppia che disturbava la sua mente, la sua idealizzazione del sentirsi realizzato attraverso una storia ma qualsiasi, perché poi fondamentalmente lui aveva soltanto il desiderio di sentirsi amato e di avere attraverso un rapporto sentimentale una sorta di rivincita nella società, perché era quello che lui idealizzava nel rapporto sentimentale. E non solo diciamo questo aspetto, rispetto a Daniele anche il dopo è stato importante, perché lui elimina non elimina il contatto su WhatsApp, elimina la sua immagine del profilo, perché aveva capito che stavano arrivando a lui, e per rendere agli inquirenti la strada molto più complessa. Quindi oltre all'idealizzazione c'è anche il desiderio di rendere a chi investigava il lavoro più difficile. Maria Teresa Carrozzo. Buongiorno, siamo in diretta per Antenna Sud, buongiorno, possiamo rubarle una dichiarazione proprio a caldo, un caso nazionale, quello che si discute oggi arriva ovviamente a compimento, una vicenda che ha interessato non soltanto Lecce ma, come abbiamo detto poc'anzi, tutta la nostra nazione. Ecco, cosa vi aspettate? Ci aspettiamo una sentenza di condanna ovviamente al massimo della pena, il compendio probatorio è chiaro e non crediamo di avere sorprese da questo punto di vista. E avete rigettato per due volte la perizia psichiatrica, secondo voi Daniele, mi scusi, De Marco è stato in grado di intendere e volere animato da un profondo odio? Assolutamente sì, guardate, il caso di De Marco è molto simile a quello di cronaca che si ascolta in televisione, quei casi di cronaca che si ascolta in televisione di ragazzi che entrano nelle scuole e ammazzano, fanno delle stragi contro soggetti contro cui apparentemente non hanno nulla. Se De Marco avesse avuto una sorta di risentimento nei confronti per esempio della scuola, sarebbe stato capace di fare la stessa cosa. Lui aveva un risentimento, un odio nei confronti di persone che potessero avere un successo nella vita e quindi ha sfogato la sua rabbia in questo modo. Io la ringrazio, possiamo ricordare il suo nome? L'avvocato Piri, per la famiglia Manta, per Eleonora, per il padre. Grazie mille avvocato, grazie. E intanto Paolo, ovviamente noi cerchiamo anche adesso con discrezione di seguire la mamma di Eleonora. Ecco, questi sono i parenti e gli amici di Eleonora, cerchiamo di sentire qualche testimonianza. Possiamo rubarvi una testimonianza? Possiamo sapere cosa vi aspettate oggi? Ovviamente io non vorrei essere molto... Sì. Signora, posso chiederle... Cosa ha provato in queste ore? Tanta ansia e agitazione, perché è difficile aspettare un momento del genere, è molto difficile. Speriamo che la Corte faccia giustizia davvero. Grazie. Grazie mille. Ecco Paolo, io credo che a queste parole della mamma di Eleonora ci sia davvero poco da aggiungere e mi perdonerai se non me la sono sentita di incalzare con le domande, perché non era proprio il momento. Il momento è particolare, è una storia, figuriamoci per i genitori, rivivere quanto accaduto oggi in quell'aula di tribunale è sempre atroce ogni volta che si ripercorrono determinate scene, quindi capisco perfettamente il momento che stanno vivendo i genitori. Grazie Maria Teresa. Allora, a proposito, mi vengono i intanto brividi. Paolo, sì. Poi un ultimo aggiornamento, poi non ti chiedo più la linea perché dobbiamo entrare. Vai. E come vedi si sta entrando tutti quanti?
tanti in aula, perché ormai alle 10 inizierà il processo, quindi sia la stampa che gli avvocati e le famiglie stanno prendendo posto nell'aula bunker. Io ovviamente non potrò più sostenerti in questa diretta, darò gli aggiornamenti nel TG delle ore 13:15 e 14. Adesso entreremo sperando che entro le 13:30 il presidente Baffa dia e legga quella che sarà poi, scriverà la parola fine su questa vicenda che ha scosso non soltanto la città di Lecce ma la nazione intera. Grazie Maria Teresa, poi se all'interno c'è la possibilità bene, altrimenti ti ringrazio davvero per questo prezioso contributo e come detto tutti i dettagli nel telegiornale. Grazie anche a Matteo Russo. Allora, prendo spunto, abbiamo ascoltato la mamma di Eleonora, ovviamente dice no, spera, confida nella giustizia, anche se poi l'unica cosa che rimane per consolarsi, perché non c'è altro. Ne approfitto per farvi vedere la lettera, farvi ascoltare la lettera che la mamma invece di Antonio De Marco ha scritto dopo pochi giorni ai genitori di Eleonora e Daniele. Questa è la lettera della mamma di Antonio De Marco. Vi chiedo scusa. Inizia così la lettera che Rosalba Cavalera De Marco, la mamma di Antonio, il 21enne di Casarano, ristretto in carcere con l'accusa di duplice omicidio aggravato dalla premeditazione e da futili motivi, ha scritto e inviato ai genitori di Daniele De Santis ed Eleonora Manta, i due fidanzati uccisi la sera del 21 settembre a Lecce. Un inferno, quello di mamma Rosalba, è iniziato 8 giorni fa, quando ha scoperto che il figlio era stato arrestato per il delitto di via Montello. Nessuno, inclusi gli inquirenti, riescono ancora a comprendere cosa abbia portato Antonio a compiere tale gesto. Uno studente di scienze infermieristiche, sempre con il massimo dei voti, giudicato da chi lo conosceva bene, educato, riservato e diligente. Ora quelle coltellate hanno ferito il cuore di una mamma che prova a chiedere scusa. La famiglia De Marco è da giorni trincerata in casa. Il papà bidello è in pensione, la mamma casalinga, la sorella maggiorenne catechista. Vi chiedo scusa per ciò che ha fatto Antonio. Anche se mi rendo conto che sia davvero poca cosa rispetto alla terribile ferita che vi è stata inflitta. Mai mamma Rosalba poteva immaginare che quel bambino portato in grembo per 9 mesi, cresciuto ed educato con sacrifici, si sarebbe sporcato le mani di sangue. Non si dà pace ed è proprio lei che ha deciso di dare voce al suo dramma e di parlare ai parenti di Eleonora e Daniele. Solo ora che anche io, sia pure in maniera differente, provo quella stessa sofferenza, posso essere davvero consapevole del vostro dolore e condividerlo dentro di me. Risplenda ad essi la luce perpetua. Otto giorni dopo l'arresto, non è facile per una mamma scrivere una lettera del genere ai genitori che hanno perso 2 figli per mano del proprio figlio. Insomma, è stata anche una prova di coraggio, un modo per aiutarsi, insomma, in qualche modo a trovare un po' di sollievo. Questa delicata situazione che ha la nostra grande solidarietà nei riguardi dei genitori, di entrambi poi genitori se vogliamo, no? Perché in fondo poi è una sconfitta un po' per tutti. Però una mamma che perde un figlio in quel modo, una figlia in quel modo, un genitore che, voglio dire, dentro non è facile la cultura del perdono, no? Perdonare no, è una cosa difficile, è un percorso emotivo difficilissimo, d'accordo? Ora noi siamo tutti in attesa della sentenza, molti già sanno più o meno qual è la sentenza, quale deve essere la sentenza, ma noi possiamo in una prospettiva dare il tempo di elaborare questi lutti in termini psicologici. Esiste un termine preciso, un tempo in cui un evento drammatico e un evento traumatico ha bisogno di assestarsi, no? L'elaborazione significa un momento in cui l'individuo, la persona che ha subito un trauma o un dramma, incomincia pian piano a rasserenarsi, ma dobbiamo dare il tempo. Questa è una situazione delicatissima che richiederebbe in una prospettiva
un intervento anche di natura psicologica ad entrambi i genitori. Vede, io in qualche occasione ho anche proposto, quando il tempo ce lo permette, qui c'è bisogno di qualche collega con una bella competenza umana e professionale. Oggi abbiamo bisogno di mettere insieme a livello professionale non solo la competenza specificatamente professionale, che può essere un criminologo, uno psichiatra, uno psicologo, ma deve avere anche una grande competenza umana, perché ci troviamo di fronte a un grande dramma umano. In prospettiva, nel tempo, è possibile tramite una persona competente far incontrare le due famiglie? Perché vede, poi nel tempo il rancore, che fa parte delle emozioni distruttive, noi abbiamo le emozioni positive, le emozioni fanno parte dell'affettività. Infatti l'affettività è la capacità dell'individuo nel provare sentimenti ed emozioni. Adesso l'affettività è destabilizzata a tutti i livelli, certo, sia in una famiglia che nell'altra. In una prospettiva, attraverso un percorso, ecco qui lì bisogna intervenire, perché al di là poi delle aule giudiziarie, noi ci troviamo di fronte ai drammi umani e le persone non possono essere lasciate da sole. Queste famiglie non devono essere lasciate da sole, certo, perché queste sono famiglie che vanno aiutate e che vanno sostenute se lo richiedono, perché anche quando si entra in una famiglia devi entrare professionista con delicatezza e con rispetto. Signora e signore, se le fa piacere, io, professionista tal dettagli, posso darle una mano a condizione che lei me lo chieda, perché io non posso entrare in dinamiche complesse se non ho il permesso emotivo ed affettivo dell'altro. Ed è un lavoro delicatissimo di psicoterapia complessa. Però credo che questo, su questo aspetto, in una prospettiva, se avremo modo poi di parlarne, certo, in un'altra occasione, vorrei poi focalizzare meglio come si può. Io ho avuto delle modalità di intervento quando lavoravo nel consultorio per abbassare il rancore e l'odio, perché l'odio ed il rancore portano solo alla distruzione. È vero, anche fisica, no? Interiore. Sì. Non ne parliamo poi sulle patologie, perché io che mi interesso di malattie psicosomatiche, noi abbiamo soggetti che, non avendo realizzato i loro obiettivi, scaricano attraverso tutta una serie, c'è una branca della medicina che si chiama psiconeuroendocrinoimmunologia, una bellissima branca, dove le nostre frustrazioni si scaricano sul livello endocrino, sul sistema immunitario e sul sistema neurovegetativo, simpatico e parassimo. Ma entriamo qui in un campo clinico, d'accordo, Paolo? Poi concordo, sì, con il dottore, perché quello che volevo dire nell'intervista della mamma comunque di Eleonora Manta, no? All'ingresso dell'aula di tribunale, mentre nei lutti comunque classici il funerale rappresenta uno spartiacque, no? Di realizzazione, un momento, il post è doloroso, in questi casi il post sentenza rappresenta un momento dove poi si è davvero di fronte alla realizzazione di quello che è accaduto e di ciò che non tornerà mai, nonostante una sentenza anche favorevole, nel senso che ti aspetti, no? Perché uno può chiedere la giustizia, ma poi dopo ti rendi conto che questo tipo di parametro, quello della giustizia, non ti dà effettivamente poi la serenità, non ti restituisce indietro nessuno. Isabelle, stavamo parlando prima dei segnali, no? Che magari Antonio poteva lanciare, ha lanciato, non sono stati colti, segnali di aiuto e quant'altro. La vita che faceva prima Antonio e che ha fatto anche dopo quel delitto, in quella settimana prima del suo arresto, se non ricordo male, lui si chiuse in casa, in camera, dicendo di stare male ai nuovi inquilini, quelli di via Fleming a Lecce, sì. Però poi dopo ha ripreso partecipando anche ad una festa in maniera tranquilla, e c'è stato qualche altro episodio particolare. Sì. Ma infatti tutti gli episodi che sono avvenuti subito dopo aver compiuto questo delitto sono sintomatici di come il delitto per De Marco sia stato una realizzazione di, in poche parole, anche di sé, no? Perché se vediamo l'aspetto di aver detto agli inquilini che è stato male, perché comunque lui stesso lo dice, il dispendio fisico e di energie che ci è voluto nell'ammazzare quelle due persone l'hanno fatto avere un tracollo che è quello fisico.
Una volta terminato quel tracollo è iniziato il clamore mediatico, no? Tutti alla ricerca di questo fantomatico serial killer, o molti parlavano di un antagonista in amore di Daniele De Santis. Invece questa ricerca spasmodica di questo colpevole e il sapere che comunque era stato lui il colpevole di questo delitto gli ha dato un'eccitazione tale, anche dal punto di vista sessuale, tanto da andare a aver ricercato comunque una prostituta a pagamento, tant'è che quel tipo di ricerca non era stata mai effettuata sui dispositivi di De Marco se non dopo il duplice omicidio. Quindi l'eccitazione dal punto di vista sociale e sessuale, partecipare a una festa, andare comunque con una prostituta, quindi sentirsi proprio in pieno up, in pieno delirio, diciamo, se possiamo chiamarlo così, in brodo di giuggiole per aver fatto comunque gli stessi coinquilini un delitto del genere. La sera, insomma, dell'omicidio, chiudiamoci, gli davano il consiglio: chiudi bene la porta perché infatti, c'è in perché giro c'è mai... E se ne parlava anche a scuola, no? ma anche perché lui abitava veramente a pochissimi metri da dove si è compiuto il delitto, quindi e ovviamente i coinquilini tutti eravamo impauriti a Lecce, perché comunque si parlava di un serial killer, sappiamo che la nostra comunità è piccola e quindi che c'era la paura di trovarsi accanto un potenziale omicida di quel genere, invece lui è proprio lì che inizia la sua vita sociale. Abbiamo visto le immagini della scena del crimine, che ovviamente non possono essere proposte in televisione, una scena drammatica, in pochi minuti, poco più di 10 minuti, il delirio più totale in quell'appartamento, in quel pianerottolo anche. No? Ma allora, si è arrivati all'ipotesi del coinquilino dai minuti intercorsi tra l'ultima foto che hanno inviato Daniele Eleonora alla mamma con i pasticcini all'ora in cui c'è stata la prima richiesta praticamente alla polizia. Quindi, andando a fare quel tipo di match, hanno capito che non c'era stato neanche il tempo di aprire, perché ricordiamoci che c'era la questione del cancello rotto e del portone che non si apriva dall'interno, quindi non ci sarebbe stato neanche il tempo che Daniele scendesse, aprisse il portone, si confrontasse con un antagonista, questa persona lo obbligasse a salire in casa, non c'era neanche il tempo, quindi hanno pensato è una persona che aveva le chiavi e quindi uno dei coinquilini di questo appartamento che veniva spesso affittato o a studenti o a trasfertisti vacanzieri, e là che poi si è capito. Poi anche il modo in cui ha agito, no? Quella calzamaglia costruita con quel sorriso. Sì, 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 l'effetto sorpresa è stato dilaniante per i due, perché oltretutto si trovavano in un primo giorno di convivenza, non ipotizzavano una roba del genere, trovarsi davanti in un corridoio abbastanza stretto, perché parliamo di un corridoio che permette poche manovre, al buio, dentro casa, all'improvviso, una persona con una calzamaglia disegnata in maniera mostruosa e con un coltello in mano, molti si sono chiesti: ma come ha fatto tutto da solo? La rabbia conduce a quello, ma l'effetto sorpresa purtroppo gioca è un brutto scherzo per le vittime. Io vorrei concludere mandando in onda il servizio realizzato in occasione dei funerali, e con quello poi mandiamo in onda la sigla, quindi saluto e ringrazio la criminologa Isabel Martina. Grazie. Lo psicologo Carmelo Ciraci, grazie per essere stati con noi. Vi ricordo dunque che nel telegiornale delle 13:15 vi daremo tutti gli aggiornamenti, perché non si sa l'orario di lettura della sentenza, si chiuderanno in camera di consiglio subito dopo eventuali repliche e ovviamente non si sa la durata, ma noi ci aggiorneremo in diretta alle 13:15 con le immagini dei funerali di Daniele e di Eleonora. Vi salutiamo, Mattina Sud torna domani, arrivederci. ¿Qué tal? No.
Lui con il completo blu da arbitro, lei con l'abito da sposa, ma nel giorno del loro addio Eleonora e Daniele all'altare sono stati separati dalle norme anti-Covid che hanno costretto i parenti di Daniele a pregare nel Duomo di Lecce, dove il rito funebre è stato presieduto dal vescovo della diocesi Monsignor Michele Seccia, mentre quelli di Eleonora si sono radunati in piazza a Seclì. Amici, conoscenti e tante altre persone colpite dalla tragedia sono accorse per salutare la giovane promessa del calcio italiano. Davanti al Duomo di Lecce gli amici hanno indossato una maglietta bianca con il volto di Daniele durante l'arbitraggio di una partita e con su scritto la frase di una canzone di Ligabue: qua c'è tutto a dire che ci sei, fai buon viaggio e poi riposa se puoi. Durante l'omelia Monsignor Seccia si è rivolto all'assassino chiedendo di costituirsi. Il triplice fischio degli arbitri che segnala la fine della partita ha salutato il feretro di Daniele De Santis. A fischiare sono stati i giovani aspiranti direttori di gara della sezione leccese. Seclì è stato proclamato lutto cittadino. Alle 16 centinaia di persone si sono radunate in piazza San Paolo per salutare Eleonora. La salma è stata accompagnata da donne vestite di bianco con in mano una rosa gialla. Anche il cuscino omaggio della mamma Rosanna è composto da rose gialle. Tra i presenti, amici, colleghi dell'INPS di Brindisi, dove da luglio dello scorso anno Eleonora lavorava, ma anche tanta gente comune. La cerimonia funebre si è celebrata nel rispetto delle norme anti-Covid ed è stata officiata dal parroco Don Antonio Bruno. Non ha preso parte Don Antonio Musca, parente di Eleonora, che avrebbe dovuto concelebrare impedito da un malore che lo ha sopraffatto poco prima. La piazza è stata presidiata dalle forze dell'ordine, per lo più in borghese.